La situazione si presenta ancora molto molto critica, innanzitutto perché con ben 48 persone sfollate che quindi hanno dovuto abbandonare le loro abitazioni, hanno dovuto lasciare tutte le loro cose in maniera assolutamente improvvisa e repentina, la situazione è davvero molto molto delicata, con apprensione, tensione e quant'altro. Purtroppo la maggior parte delle nostre vie, della nostra viabilità secondaria è distrutta, non solo danneggiata, ma è distrutta e sarà tutta da rifare. Abbiamo anche la viabilità primaria incredibilmente danneggiata, sia verso Vada, che, cioè verso Rossiglione, che verso Masone. Soprattutto verso Masone una grandissima frana che ha distrutto una chiesa del 1600 che è venuta giù e non c'è più, e ha isolato anche la stazione, quindi in questo momento non riusciamo neanche pedonalmente ad andare alla stazione. Vi sono dei movimenti franosi dai fronti veramente vasti e al momento che dovranno essere messi sotto controllo, che dovranno monitorati, sparsi sul territorio. Questa mattina purtroppo con la luce del sole ne abbiamo individuati ulteriori, con altre località isolate, con un'altra strada completamente distrutta e con grandissime criticità, quindi sia sulla viabilità statale che sulla viabilità comunale. Siamo in una condizione molto grave, è venuto giù tremore di pioggia intensissima, come mai forse nei tempi recenti si era vista, e il terreno già impregnato ha fatto quel che ha fatto. Il vantaggio è stato quello che non c'è stata esondazione dei fiumi, quindi il nucleo urbano, gli abitanti, la maggior parte non hanno subito danni. Ci sono effettivamente delle case danneggiate, delle famiglie in questo momento sfollate, quantomeno per verifica, sono una decina in totale, ma a fare dei conti veramente sommari. E adesso abbiamo fatto partire da subito l'organizzazione di protezione civile, di verifica, di monitoraggio della situazione. Siamo appunto in attesa che possano tornare i vigili del fuoco sul nostro territorio. Ricordiamo in questo momento che lato sud non siamo collegati con Campo Ligure, perché in questo momento riescono a transitare soltanto i mezzi di soccorso, e lato nord da Ovada, quindi è l'unica strada presso cui possiamo essere raggiunti passando dall'autostrada. Vi è una frana molto grossa sul territorio del comune di Ovada, quindi già in provincia di Alessandria, proprio dalla rotonda dell'autostrada. Faremo il punto e speriamo al più presto di dare delle risposte concrete e veloci. Il territorio è ferito, il territorio presenta delle criticità veramente veramente importanti, e soprattutto abbiamo queste 48 persone che sono state, diciamo, spogliate della loro dimensione, della loro abitazione, e quindi grande attenzione va a loro.